Le prigioni russe racchiudono un universo fitto di misteri e tatuaggi. Qui, ogni goccia di inchiostro nasconde un inquietante segreto. Il ragno che si arrampica sulla tela è il simbolo dei ladri. Questi simboli sono un linguaggio in codice. La stella a sei punte è un tatuaggio riservato ai criminali di alto rango. Ogni corpo ha come trama le condanne scontate e i crimini commessi. Urlava e ci implorava di non ucciderla. Volevamo darle una lezione. Nel corso della storia, i reietti della società si stringono in un patto di fratellanza, creando un proprio codice d'onore, composto da enigmatici disegni incisi sulla pelle. Mosca è la più grande città d'Europa e grazie alla sua rigogliosa attività criminale, la Russia è seconda solo agli Stati Uniti per numero di detenuti. Gran parte della popolazione è stata in prigione o conosce un ex detenuto. Ma del resto negli anni 50 e 60 era sufficiente rubare verdure e cereali per scontare dai 5 ai 10 anni di carcere. La prigione russa viene anche chiamata la zona. Queste carceri sono super affollate e ben più pericolose e fatali di quelle americane. Qui la morte è sempre dietro l'angolo. La vita in carcere era un inferno. Le celle ospitavano anche 100 persone alla volta. Erano davvero stracolme. Ed eravamo costretti a fare i turni persino per dormire. Le prigioni sono controllate da una nota banda criminale. Ivori e Sacone, i cosiddetti ladri nella legge. Le origini dei ladri nella legge risalgono alla nascita dei gulag, dove i ladri costituiscono vere associazioni per trarre beneficio dal sistema dei campi di prigionia staliniani. I Vori gestiscono un complesso sistema gerarchico. Sono al vertice di una struttura piramidale che sottomette i membri inferiori all'indiscutibile supremazia dei capi. Il gradino più basso della piramide è occupato dai downcast, i detenuti più deboli. Se un prigioniero è relegato negli strati inferiori della piramide, la sua ascesa alle caste più elevate risulta quasi impossibile. Non viene coinvolto dal resto della comunità carceraria. Ha le proprie posate, la propria sedia e vive nella totale indifferenza degli altri detenuti. Il potere dei ladri nella legge è simboleggiato da un intricato linguaggio tatuatorio. Stelle, spalline, cattedrali, occhi e teschi sono taciti rivelatori del proprio status. I tatuaggi esprimono la posizione sociale occupata all'interno del sistema carcerario. Un corpo interamente tatuato merita rispetto assoluto. Mentre un detenuto privo di tatuaggi non è degno di considerazione. Ogni detenuto deve dimostrare il proprio valore prima di poter esibire questi simboli di forza e di potere. Come prima cosa devi fare in modo che gli altri detenuti ti notino, che comprendano sin da subito le tue qualità criminali. Questa è la morte, e significa che uccido con la mano sinistra e dimentico con la mano destra. Roman Vladimirovich lotta duramente per dimostrarsi degno di poter indossare i simboli dei ladri nella legge. Roman è in prigione da quando ha 20 anni e non si è mai tirato indietro di fronte al pericolo. Una volta fui aggredito da 13 energumeni. Ero completamente solo ad affrontarli. Ne mandai 4 in terapia intensiva. Il suo primo reato è il contrabbando di armi. Mi occupavo della vendita illegale di granate militari RGD-5. Portavo sempre con me un fucile e un giorno sparai a un tizio. Boom. Purtroppo uno dei miei colleghi mi tradì, vuotò il sacco
E per colpa sua, io fui arrestato. In carcere, Roman aggredisce un detenuto segnato da uno dei più potenti tatuaggi dei ladri. In prigione vige la legge del più forte. Accoltellai quel tizio alla coscia, solo per dimostrargli che ero più coraggioso, forte e abile di lui. E che non gli conveniva darsi troppe arie o fare il duro con me. Così un suo amico mi fece chiamare perché voleva parlarmi. Mi disse di seguirlo e io lo feci. Ero un duro e non avevo nessuna paura. Il ragazzo che avevo ferito mi prese a schiaffi e mi accorsi che aveva le stelle dei ladri tatuate sulle ginocchia. La stella dei ladri è il simbolo più autorevole tra i criminali, perché la sua ubicazione corporea ne rivela la posizione sociale. Ad esempio, le stelle sulle ginocchia indicano che il detenuto merita rispetto. Vogliono dire che non ti inginocchi di fronte a nessuno. Chi esibisce questi tatuaggi consente alla polizia di identificarlo come criminale e al contempo mostra agli altri membri della malavita di essere uno di loro e di non sottomettersi alle autorità. Le stelle sul torace sono simbolo di grande potere e sono concesse solo ai criminali più rispettati. Volete vederle? A 6 mesi dal suo rilascio, Roman aggredisce una guardia carceraria ed ottiene le tanto ambite stelle. La guardia entrò nella mia cella e disse: «Allora Roman, presto tornerai un uomo libero». Io gli risposi di sì e lui mi disse: «Ma come puoi vivere con una coscienza così sporca?». Non gli lasciai neanche il tempo di finire la frase che iniziai a colpirlo. Gli spaccai la faccia e dovettero portarlo via in barella. Mi spedirono in cella di isolamento e mi riempirono di botte. Per 12 giorni e 12 notti. Ma Roman è fiero delle sue cicatrici. Ho ben 9 ferite da taglio. 3 sono qui. 1, 2 e 3. Poi 3 qui sotto e 2 sul braccio. Mi hanno rotto la mano sinistra in diversi punti. E anche quella destra ha riportato molte lesioni, ma sono più lievi. Roman paga caro il suo scontro con la guardia carceraria. Avevo lividi ovunque e riuscivo a malapena a camminare. L'aggressione gli porta fama e rispetto. Ha avuto ciò che meritava. Roman si dimostra degno delle stelle, ma per chi osa tatuarle senza l'approvazione dei ladri, le pene sono molto severe. Era la prima volta che andavo in carcere ed ero spaventato. Temevo che quelle dannate stelle dei ladri, tatuate senza la loro benedizione, sarebbero state la mia condanna a morte. Questo tatuaggio rappresenta il simbolo del diavolo. È il numero di Satana, il 666. Nikolai Denisov trascorre oltre 10 anni in prigione e il tutto ha inizio con un semplice furto. La prima condanna mi venne inflitta per un furto all'interno di una proprietà dello Stato. Avevo rubato 2 sacchi di cavoli in una fattoria collettiva e mi condannarono ad 1 anno di reclusione. Ma i furti non sono che l'inizio. Infatti, il corpo di Nikolai racconta storie ben più inquietanti. Ho tatuato la mia vita sulla pelle. Un omicidio inimmaginabile. Lo trascinammo in cucina ed iniziò ad urlare: «Non uccidetemi, vi darò tutto quello che volete!». Oggi, Nikolai, per la prima volta, ci racconterà la sua storia. Quando entrai nell'appartamento, capii di essere posseduto da una forza demoniaca. Non ricordavo assolutamente nulla. Vedevo solo un corpo senza vita. Marchiati sta decodificando un linguaggio criptato che ha origine nel 1800 e che definisce il culto religioso, lo status sociale e il carattere sovversivo dei criminali russi. Nel 1846 ai criminali russi veniva tatuata la parola Kat, abbreviazione di Katorznik, ovvero delinquente.
Quella stigmate sul viso simboleggiava il passato criminale del tatuato. E così il termine cat assunse una connotazione sempre più negativa, sino ad indicare una persona del tutto priva di moralità. Con il tempo, i detenuti si appropriano di queste immagini. I tatuaggi servivano anche ad indicare la casta di appartenenza di un delinquente e pian piano divennero motivo d'orgoglio tra gli inquilini dei penitenziari. Nel Novecento, l'arte tatuatoria inizia a consolidarsi tra i detenuti, che inizialmente prediligono le immagini dei due statisti sovietici, Stalin e Lenin. Secondo i detenuti, i volti di Stalin e Lenin tatuati sul torace li avrebbero salvati dal plotone d'esecuzione, che non avrebbe mai sparato alle immagini dei propri leader. In realtà questo stratagemma era inutile perché i detenuti venivano fucilati alle spalle. Ma l'ascesa al potere dei ladri nelle logge all'interno delle carceri conferisce ai tatuaggi un valore e un'importanza senza uguali. Questi criminali sono dei libri illustrati e le immagini sui loro corpi narrano storie di vita agghiaccianti, legate ad attività illecite e oscure. La guardia carceraria Danzig Baldaev, dopo oltre 30 anni di indagini, riesce a decodificare il linguaggio tatuatorio dei detenuti. Il KGB comprese che la decodificazione di Baldaev gli avrebbe consentito di riconoscere un criminale solo leggendone il corpo. E così decise di collaborare attivamente alle ricerche. Le scoperte di Baldaev, raccolte in un'enciclopedia di 3 volumi, sono l'opera più completa sulla decrittazione dei tatuaggi carcerari. Lo studio di Baldaev ci consente di leggere e di comprendere un linguaggio molto articolato. Poco fuori Mosca, nella chiesa di San Nicola, padre Alexander ospita alcuni ex detenuti. Anche qui, come nel resto del mondo, gli ex detenuti hanno difficoltà a reintegrarsi nella società. La comunità si mostra diffidente e spaventata quando ha a che fare con loro. Gli ex galeotti di padre Alexander ci raccontano la loro vita nelle carceri russe. Lui è Nikolai. E lui è Sergei. Sono due ex detenuti e vivono qui da circa 6 mesi. In passato Sergei si è macchiato di 4 orribili omicidi e ha trascorso gli ultimi 30 anni della sua vita in prigione. Ma Sergei si mostra riluttante ad esibire i propri tatuaggi. Non voglio togliermi i vestiti. Vi mostrerò solo tatuaggi sulle spalle e sulla schiena. Sono senza parole. Devi promettermi che non farai mai più una cosa simile, siamo intesi? Cos'altro hai lì? Un demone. Un demone? È così spaventoso che non riesco neanche a guardarlo. Hai permesso al demonio di impossessarsi della tua anima. Ti sei pentito? Sì, padre. Grazie a Dio. Bacia il crocifisso. Ma i tatuaggi di Sergei sono ben poca cosa rispetto alla mostra allestita sul corpo del suo compagno di stanza. Nikolai Bogatirev vanta una lunga carriera nella malavita e il suo corpo narra 52 anni di storia criminale vissuta nell'illegalità. I tatuaggi delineano la gerarchia carceraria perché indicano lo status sociale dei detenuti. Questo significa morte agli sbirri. Qui c'è la ferita di un proiettile e questo è un incitamento alla vita da criminale. Le spalline tatuate sono un messaggio criptato per indicare il rango occupato all'interno dei ladri nella legge. Capitano, luogotenente o colonnello. La spallina militare indica che sono un bandito e rivela la mia posizione all'interno della società carceraria. Invece questo esprime odio verso l'Unione Sovietica. Tigri rabbiose, leopardi e lupi, noti anche come oskals, termine russo per indicare un ghigno feroce, esprimono ostilità nei confronti dell'autorità giudiziaria.
e il corpo di Nikolai manifesta chiaramente questo disprezzo. Sono schiavo del destino, ma non della legge. E sulla sua schiena? Non posso fuggire, perché la legge mi guarda alle spalle e vuole la mia testa. Spesso i corpi riportano iscrizioni personali. Vivo nel peccato, mi pentirò solo nella tomba. Goditi la vita, non fuggire l'amore. Questo dice goditi la vita. Il tatuaggio sulla spalla di Nikolai è uno dei più significativi. È un ragno che si arrampica sulla tela ed è il simbolo del ladro. Quando il ragno discende la tela indica un ladro molto esperto, mentre se la risale simboleggia un ladro agli inizi della sua carriera. Io ho una certa età ormai e il mio ragno dovrebbe andare nella direzione opposta. Oggi Nikolai vive onestamente, ma la sua schiena testimonia ancora un passato criminale. Le cupole della cattedrale indicano il tempo trascorso in prigione. Nikolai ha 6 cupole sulla schiena. Ogni cupola simboleggia una condanna scontata, la cattedrale o il Cremlino. È uno dei disegni simbolici più tatuati. Le cupole più interessanti sono quelle tatuate sulle gambe o sulle mani. Inoltre, il disegno di una catena sul polso, appena sopra le cupole, indica condanne superiori ai 5 anni di reclusione. Le cattedrali sono l'iconografia religiosa della macabra natura dei criminali, nascosta dietro lo splendore di capolavori monumentali. In carcere i detenuti non hanno a disposizione macchinette professionali per tatuarsi e hanno imparato a costruire da soli questi strumenti. Karen Vartanov è un ex tossicodipendente. Viene condannato per rapina e in carcere si lascia sedurre dalle immagini anarchiche dei ladri. I tatuaggi eseguiti dai detenuti erano vere opere d'arte, dai tratti precisi e raffinati, e rimasi subito conquistato dalla loro bellezza. La sua carriera criminale inizia in tenera età. La prima volta che fui fermato dalla polizia avevo appena 6 anni. Stavo giocando con la fionda e avevo preso di mira alcuni agenti. Quando se ne accorsero, si arrabbiarono molto e mi portarono dritto in questura. Nell'adolescenza, il suo amore per i tatuaggi cresce. Feci il mio primo tatuaggio a 14 anni, durante le ore di scuola. Per eseguirlo, utilizzai un ago da cucito, rubato a mia madre, del filo e un po' d'inchiostro. Il processo è molto semplice. Si avvolge la punta dell'ago con un filo, poi si immerge l'ago nell'inchiostro e si comincia a incidere il disegno prescelto sulla pelle. I miei primi tatuaggi non erano molto pretenziosi e tra loro figura anche una A, simbolo e iniziale di anarchia. Questi sono i miei tatuaggi scolastici e qui c'è quello di anarchia. Il buon senso non è una dote diffusa a 14 anni. La tossicodipendenza procura a Karen un violento pestaggio ad opera della polizia russa. Quella sera ero completamente fatto e con l'aiuto di una ragazza spaccai il finestrino di un'auto parcheggiata per rubare l'autoradio. Stavo per estrarla e all'improvviso vidi delle luci blu e rosse. Era una pattuglia della polizia. Dovevo escogitare un modo per non farmi prendere. La mia complice ed io decidemmo di fuggire e ci nascondemmo nell'atrio di un edificio, ma gli agenti riuscirono a scovarci. Ci spinsero faccia a terra e ci riempirono di botte. Ci riempirono di calci e di pugni in faccia, come si usa da queste parti. La polizia russa non concede sconti e non perde occasione per sfogare la propria rabbia su chiunque gli capiti a tiro. È così da sempre. Ma le violente percosse non fanno che alimentare la rabbia di Karen. Per il furto dello stereo viene condannato a 2 anni di reclusione e la schiena mostra tutto il suo disprezzo nei confronti della legge. Questo è un bulldog che digrigna i denti e simboleggia l'odio. Odio nei confronti del governo, della vita e dell'ambiente criminale. In prigione, Karen disobbedisce al severo regime carcerario e affina le sue doti tatuatorie.
Ricordo che una notte mi sorpresero a fare un tatuaggio e mi presero a bastonate. Nelle carceri russe poteva accadere di tutto. A volte era divertente sfidare le guardie, ma poi avevi soltanto voglia di piangere. I tatuaggi dei detenuti russi sono ricchi di storia e di simbolismo, e le telecamere di Marchiati vi mostreranno come eseguire questi capolavori con l'ausilio di strumenti semplicissimi. Fu in prigione che imparai a usare il dermografo. Karen realizza questo tatuaggio sotto l'effetto di droghe. Questo proviene dall'ospedale del carcere. Ero stato ricoverato per una polmonite e non appena iniziai a sentirmi meglio, inghiottii alcune pillole e decisi di fare questo tatuaggio. L'ho completato in un'ora e l'ho disegnato qui, sotto la testa dell'aquila. Questo tipo di tatuaggio viene chiamato Bardak, vale a dire caos, e rappresenta un'evoluzione nel linguaggio criptato dei tatuaggi carcerari. I detenuti della vecchia scuola seguono ancora un iter e un codice tatuatorio ben definito. Ma negli anni 60 e 70, una nuova generazione di criminali inizia a liberalizzare tale codice, scegliendo casualmente la parte del corpo da decorare. Il Bardak di Karen riflette le sue origini armene. Questo in armeno significa Dio è con noi. E la sua ostilità. Qui ho una svastica giapponese e una irlandese. Questo è un asso di picche, simbolo di forza e potere. Ma ho scelto di tatuarlo anche perché la picca è sinonimo di lancia e simboleggia il coraggio e il valore del popolo caucasico, a cui sono fiero di appartenere. Karen incide i suoi tatuaggi in prigione, utilizzando un inchiostro e un dermografo artigianali. Oggi ci mostrerà come produrre inchiostro a partire da un comunissimo tubo di gomma. Ora taglio il tubo in più parti e lo ripongo in una delle scodelle che utilizzavamo per mangiare. Questo procedimento si svolgeva durante l'ora d'aria nel cortile del carcere per evitare che le guardie ci vedessero. Ora incendio i pezzi di gomma per dare inizio alla combustione. Devono sciogliersi completamente fino a diventare polvere. Nella scodella non deve rimanere neanche un residuo di gomma solida. In prigione la gomma è ricavata dai tacchi degli stivali. Il tacco era la parte dello stivale che usavamo più frequentemente, perché era in grado di fornire un inchiostro più saturo e quindi più resistente. Una volta inciso sulla pelle, era impossibile rimuoverlo. La combustione è quasi terminata. La gomma è praticamente ridotta in polvere. E se l'occhio non mi inganna, credo che riuscirò ad ottenere una buona quantità di inchiostro. Abbiamo quasi finito. La polvere deve essere poi miscelata con un liquido e normalmente i detenuti utilizzano l'urina. L'urina veniva usata come antisettico per evitare l'insorgere di infezioni nel sangue. Era una precauzione. L'urina deve provenire da un soggetto non tatuato per evitare l'appellativo di omosessuale. In carcere non avrei mai potuto usare la mia urina per tatuarmi, altrimenti mi avrebbero dato del finocchio. Seguitemi, vi mostrerò il resto. Karen utilizza un vecchio lenzuolo per filtrare la mistura e rimuovere eventuali impurità. L'inchiostro artigianale è finalmente pronto e ora Karen ci mostrerà come costruire un dermografo con oggetti molto comuni. In carcere i detenuti non sono dotati di macchinette per tatuaggi professionali e devono arrangiarsi come possono. Questo è uno spazzolino da denti. Ora prendo un filo di seta e recido la testa dello spazzolino. Il resto dello spazzolino costituirà l'impugnatura del dermografo.
Questa è la saldatura da detenuto. In seguito estraggo il motore di un Walkman o di uno stereo portatile e lo unisco all'impugnatura. Questa parte qui è la punta del dermografo. Come vedete, si tratta del tappo di una comunissima biro a cui viene praticato un foro per consentire il passaggio del lago. Successivamente, all'interno del cappuccio forato, viene inserita la valvola di un semplice accendino. Ora bisogna affilare l'ago. L'ago del dermografo viene chiamato anche artiglio dai detenuti. E per realizzarlo è sufficiente livellare e piegare la corda di una chitarra fino ad ottenere un angolo retto. Eccolo qui. In seguito estraggo la sfera dalla penna biro, le pratico un foro per il passaggio del lago e la piego delicatamente. Poi la saldo con un accendino, la inserisco qui e il gioco è fatto. Infine Karen inserisce l'ago. L'ex detenuto non ha paura di testare questo rudimentale strumento tatuatorio sulla sua pelle per ripassare un tatuaggio sbiadito. Per verificare se il dermografo funziona correttamente, preferisco provarlo prima su di me. Quando ero in prigione non potevo permettermi di commettere errori sui corpi degli altri detenuti, perché mi sarebbero costati molto cari. Ho fatto questo tatuaggio quando ero ancora minorenne per dimostrare il mio atteggiamento astioso e ribelle nei confronti della legge. Il messaggio espresso dalle immagini sul corpo di Vyacheslav Yermanok è molto chiaro. Non mi piego di fronte a nessuno. Una persona con un tatuaggio del genere ha sicuramente trascorso un periodo in prigione. L'esperienza di Yermanok si svolge nel carcere più celebre della Russia, il Cigno Bianco. Mi vengono i brividi, se solo ripenso a quella terribile esperienza. Per la prima volta il più famoso penitenziario russo, il Cigno Bianco di Solikamsk, aprirà i suoi cancelli per raccontare il complesso linguaggio tatuatorio di una gang di ladri professionisti. Qui, per sopravvivere, i detenuti devono saper leggere i corpi dei compagni. I tatuaggi rivestono grande importanza per un detenuto, perché indicano la sua posizione sociale all'interno del sistema carcerario e gli consentono di esibire e di esercitare costantemente la propria autorità. Ogni parte del corpo è destinata a immagini ben precise. Ad esempio, i tatuaggi sulle dita veicolano messaggi molto particolari. I tatuaggi sulle dita mostrano il rango del detenuto, anche quando è completamente vestito. Questo è il mio primo tatuaggio anulare e rivela che ho trascorso metà della mia vita in prigione, mentre quest'altro indica che sono stato anche in riformatorio. Nikolai Denisov è appena uscito di prigione, dopo aver scontato 13 anni di reclusione a causa di un orribile omicidio. Il suo corpo è ricoperto di simboli che raccontano il suo agghiacciante crimine. I suoi tatuaggi sbiaditi sono la testimonianza di un oscuro passato. Ovunque vada, la gente nota subito i miei tatuaggi e li ricollega immediatamente al mio passato carcerario. La gente comune associa i tatuaggi anulari ai criminali o agli ex detenuti. Per di più, gran parte della popolazione russa ha trascorso un periodo di tempo in carcere o nei gulag e quindi conosce la storia dei tatuaggi criminali. Sull'anulare porta un simbolo intimidatorio nei confronti della legge. Questo tatuaggio significa che rispetto i ladri, ma non i poliziotti. I tatuaggi ostili alle autorità sono molto comuni anche nei carceri femminili. Da bambina sognavo di sposarmi e invece mi sono ritrovata a combattere con la legge. Questa donna ha chiesto di non rivelare la sua identità. La chiameremo Nadia. Dopo 10 anni trascorsi dietro le sbarre, ora è di nuovo una donna libera.
Mi hanno rilasciata 2 settimane fa. La libertà è davvero una cosa meravigliosa. A poche settimane dal suo rilascio, in un bar karaoke di Mosca, Nadia intona le note di una tradizionale canzone carceraria. Le sue dita rivelano il passato criminale. La cattedrale esprime il suo temperamento ribelle e ostile. E sull'indice ha tatuato un asso di fiori. Da mostrare ai ladri, ma non alla polizia. Le donne sono meno tatuate degli uomini, ma in alcuni casi seguono lo stesso codice maschile e usano acronimi o simboli per indicare la propria categoria criminale. Questo sulla spalla è un tatuaggio da dilettanti. Raffigura un cucciolo di leone che ghigna. Ed è molto più diffuso tra gli uomini. Il tradizionale Oskal, o ghigno feroce. Un tatuaggio piuttosto raro tra le detenute. La prima volta che mi arrestarono avevo 12 anni. Avevo già iniziato a sviluppare alcune abilità manuali. Ad esempio, ero bravissima nella riparazione di parti meccaniche. Così i ragazzi chiedevano spesso il mio aiuto per forzare le serrature. Quella volta mi fecero ubriacare. E poi mi dissero di aprire la porta. Entrarono e iniziarono a rubare qualsiasi cosa. Durante le indagini la polizia rilevò soltanto le mie impronte e così fui spedita in prigione. Nadia entra ed esce continuamente dal carcere. Questo è un lupo che ulula alla luna. La luna simboleggia l'eterna lotta tra il bene e il male. Alcuni tatuaggi hanno un significato preciso. Ma non ho potuto terminarli perché le guardie ci controllavano a vista e se mi avessero sorpresa a tatuarmi, mi avrebbero punita severamente. Questo è un gatto e a fianco dovrebbe esserci un sacco, è il simbolo del dollaro. Il disegno completo esprime l'importanza della fratellanza nell'ambiente criminale. Purtroppo non è un bel tatuaggio, perché l'ho fatto frettolosamente e nel posto sbagliato. Lo stesso tatuaggio può assumere diversi significati, a seconda della parte del corpo su cui viene eseguito. Una donna sul torace indica che una persona è stata iniziata ai ladri nella legge, mentre una donna sullo stomaco simboleggia una prostituta. Il ragno è il simbolo dei ladri e dei borseggiatori. Un ragno rivolto in alto indica che il ladro è ancora in attività. Se guarda in basso, ormai sei fuori dal giro. Nadia è decisa a restare lontana dalla prigione. Nadia canta la disperazione della vita carceraria e ha tutta l'intenzione di rompere per sempre il suo legame con la malavita. Ma non è facile trovare un lavoro onesto quando si portano le stigmate del proprio passato criminale incise sulla pelle. La maggior parte dei tatuaggi russi segue un codice preciso, molto noto nell'ambiente criminale. Per un ex detenuto come me è molto semplice capire la storia di una persona leggendo i suoi tatuaggi. La prima esperienza carceraria di Vyacheslav Yermanok risale all'età di 17 anni. I suoi tatuaggi sono il simbolo della ribellione contro l'autorità del regime sovietico. Questo è uno scheletro. L'ho tatuato perché preferisco avere uno scheletro per amico piuttosto che un poliziotto. Questi 5 puntini sul polso di Yermanok sono carichi di significato. Ho fatto questo tatuaggio durante la mia prima permanenza in carcere. Non avevo neanche 18 anni. È un disegno apparentemente molto semplice, ma comunica al resto del mondo il mio passato da detenuto. Il punto al centro rappresenta il detenuto, mentre i 4 che lo circondano sono i sorveglianti. E il disegno, nel suo insieme, rivela che quella persona è stata nella zona.
Alcune immagini sono riservate ai criminali più giovani. Ad esempio, una rosa aggrovigliata al filo spinato o trafitta da un pugnale indica un detenuto incarcerato prima dei 18 anni. Ho fatto questo tatuaggio quando ero ancora minorenne per esprimere la mia avversione e il mio disprezzo nei confronti della legge. I tatuaggi di Yermanok lo etichettano come un ladro che non si sottomette alle autorità. Una volta la direzione del carcere voleva trasferirci in un altro casermone, ma noi ci opponemmo violentemente ad ogni suo tentativo, perché eravamo noi a decidere se e quando ci saremmo trasferiti. Yermanok tiene testa alle guardie e dimostra la propria forza agli altri detenuti. E i suoi tatuaggi ne sono la prova. Un teschio tatuato sul torace o su qualsiasi altra parte del corpo indica una persona capace di opporsi e dimostrare i denti al regime sovietico. Tatuandosi un teschio, un criminale comunicava di non aver paura dell'autorità. E questo messaggio accresceva la sua fama in carcere. Lo scontro con le guardie fa guadagnare a Yermanok un soggiorno nel più noto penitenziario russo, il Cigno Bianco. È il carcere riservato ai detenuti più ribelli. Avevo sentito dire che quel luogo era un inferno e ora posso confermarlo. Ho i brividi solo al pensiero di dover raccontare quell'esperienza. Nel Cigno Bianco i detenuti vengono malmenati e stipati in celle sovraffollate fino a quando non si arrendono alla legge. E talvolta persino uccisi. Ricordo ancora che un detenuto si buttò nella segatrice pur di sfuggire alle violente percosse. La pelle di Yermanok è tatuata secondo il rigido codice dei ladri, un codice che lui stesso ritiene obsoleto. Un tempo i detenuti seguivano un codice ben preciso per scegliere il disegno e il punto del corpo su cui realizzarlo, perché quel tatuaggio rappresentava la sua posizione e la sua professione nell'ambiente della malavita. Ma oggi un criminale è libero di decidere dove e cosa tatuarsi, senza l'obbligo di seguire un codice. Con la caduta del comunismo, i ladri nella legge perdono il controllo delle carceri e dei tatuaggi. Oggi i detenuti scelgono liberamente come e dove esibire i simboli della loro indole criminale. Visti i miei trascorsi, potrei dire che questo tatuaggio indica il mio gruppo sanguigno. 666. I tatuaggi carcerari russi sono dettati da un misterioso e severo codice di simboli iconografici. Ma dopo la caduta del comunismo emergono nuove immagini, più oscure e inquietanti di quelle passate. Un nuovo linguaggio, pronto ad essere interpretato. Questo simbolo rappresenta l'impronta di Satana. Nikolai Denisov è un ex detenuto e vive nella città di Tver. Sua madre lo abbandona alla tenera età di 3 mesi. Ora vivo qui. Questa è la mia stanza. Lì c'è il mio letto e il mio comodino e io dormo qui. Cosa posso raccontarvi della mia infanzia? Non è certo stata tra le più felici. Fu mia nonna a crescermi e a prendersi cura di me. A 21 anni Nikolai viene arrestato per furto. La prima volta che andai in prigione fu per un furto in una proprietà dello Stato. Avevo rubato 2 sacchi di cavoli in una fattoria collettiva e mi condannarono ad 1 anno di reclusione. In carcere si tatua seguendo il rigido codice dei ladri nella legge. Con questa stella comunico agli sbirri che non mi piegherò mai al loro volere. Scontata la pena, Nikolai può finalmente tornare a casa. Quando mi presentai a casa, mia nonna mi disse che non ero più il benvenuto e che non voleva più saperne di me. Da quel momento in poi, fui costretto a dormire nei boschi o sulle scale di qualche edificio. Ero sempre più affamato e infreddolito. E così Nikolai progetta la sua vendetta. Era il 24 marzo del 95.
Saranno state le 6 del pomeriggio. Ne sono quasi certo perché ricordo che fuori non era ancora buio. Quel giorno mi incontrai con un amico per andare a prendere qualcosa da bere. E fu in quell'occasione che pianificammo la vendetta. Entrambi pensavamo che mia nonna meritasse una severa lezione per il male che mi aveva fatto. Ormai ubriachi, i due si dirigono a casa della nonna di Nikolaj. Ero sopraffatto dalla rabbia e dal ricordo doloroso delle notti trascorse sulle scale e nei boschi a morire di fame. Non meritavo di essere trattato in quel modo. Non appena mia nonna aprì la porta, la spinsi con violenza e la feci cadere a terra. La vecchia iniziò a piangere e ad urlare. Così la colpimmo un paio di volte per farla tacere. Poi la trascinammo in cucina e iniziò a gridare: «Non uccidetemi, vi prego! Vi darò tutto quello che volete!» Ma io le risposi che non volevo i suoi soldi. Non volevo nulla da lei. Volevo soltanto farle capire che doveva pagare per il suo comportamento, per avermi trasformato in un misero barbone. Il mio amico la prese per i capelli, la teneva stretta e le fece sbattere la testa sul pavimento un paio di volte. Sebbene avesse 72 anni, mia nonna dimostrava di avere una tempra molto resistente e sembrava che non volesse arrendersi. Ma noi eravamo inferociti, così decidemmo di portarla in camera. La gettammo sul letto e la imbavagliammo per impedirle di urlare. Poi le legammo mani e piedi al letto e le attorcigliammo una maglietta intorno al collo. Non ci restava altro che concludere l'opera. Così stringemmo la maglia con forza e la soffocammo fino alla morte. Dopodiché Nikolaj se ne va e torna nell'appartamento un paio di giorni dopo. Quando tornai nell'appartamento, l'unica cosa che vidi fu un corpo senza vita. Così chiamai la polizia dicendo che mia nonna era stata assassinata. Dopo la telefonata, il mio amico ed io decidemmo di fuggire e di cambiare città. Nikolaj viene catturato 6 mesi dopo l'omicidio presso una stazione ferroviaria. Viene condannato a 13 anni di reclusione per l'assassinio di sua nonna. In prigione inizia ad adorare Satana e i suoi tatuaggi sono la prova della sua dedizione. Questo tatuaggio raffigura il simbolo del diavolo, ovvero il numero di Satana, 666. In carcere mi lasciai sedurre dal culto e dalla forza del demonio, ed è per questo che ho deciso di tatuarmi il numero che lo rappresenta, il 666. Inoltre, visti i miei trascorsi criminali, potrei dire che queste 3 cifre indicano il mio gruppo sanguigno. Nikolaj non prova alcun rimorso per l'omicidio della nonna. Non mi pento per quello che ho fatto. Se una persona mi tratta con gentilezza e mi apre il suo cuore, anch'io mi comporto nello stesso modo con lei. Ma se ricevo odio e cattiveria, non posso far finta di niente e inizio a meditare la mia vendetta. Ho anch'io i miei valori e credo fermamente che non si dovrebbe mai picchiare una persona, né tantomeno ucciderla. Il dolore che mi ha inflitto mia nonna cacciandomi di casa mi ha causato un vero e proprio trauma. Credo che un comportamento come il suo vada punito severamente, perché era una donna malvagia. Dopotutto io sono gentile con chi mi mostra rispetto. Ancora oggi, nelle carceri russe, i tatuaggi sono un importante rito di passaggio, ma gli antichi simboli dei vori non sono immuni al cambiamento. Ormai i tatuaggi appartengono a tutti e non sono più un mezzo per distinguere i criminali dai cittadini onesti. Oggi i tatuaggi sono un accessorio alla moda, esibito dalle star della musica, del cinema e dello sport. Ma i tatuaggi criminali russi narrano di un'epoca in cui ogni immagine aveva un significato. Un'epoca in cui il tatuaggio sbagliato equivaleva ad una vera e propria condanna a morte.